Buonasera amici di TVL, benvenuti allo speciale di Tra le righe. Stasera abbiamo l'onore di avere qui con noi la scrittrice Simona Baldanzi. Buonasera Simona. Buonasera a tutte e a tutti. Simona Baldanzi, originaria di Barberino del Mugello, è qui con noi stasera per presentare il suo romanzo Se tornano le rane. Piacere di averti qui Simona. Grazie a voi dell'invito. Buonasera anche da me, benvenuti a questi speciali. Vi dico due cose su questo bellissimo romanzo Se tornano le rane. La protagonista si chiama Giorgia e lavora a Firenze. A Firenze viene purtroppo licenziata e soffre moltissimo per questa bruttissima notizia e scappa, percorre la città. Arrivata a casa deciderà con la figlia Camilla di tornare alle sue origini, cioè alla campagna, cioè al Mugello, da dove proprio è originaria la nostra Simona. Benissimo, e per quanto riguarda poi la prima domanda che voglio fare, perché siamo molto curiosi, è la seguente. Come vive la protagonista la perdita del suo lavoro? Sì, Giorgia rimane appunto senza lavoro, è una botta che arriva a ciel sereno, non se lo aspetta e sente che ha perso qualcosa. Sente di cadere in una sorta di depressione, di malessere, non riesce a ritrovare la forza e prova a ritornare nella terra di origine e anche a casa dei suoi genitori, perché proprio è la condizione economica di difficoltà. Ha questa figlia che poi via via le darà la forza di reagire, ma soprattutto percorre in tutto il romanzo questo passaggio dal verbo perdere il lavoro al verbo me lo hanno tolto, e cambia completamente la prospettiva, perché in questo senso lei vede un fatto che un conto è perdere qualcosa, non ci hai fatto caso, ti è come sfuggito di mano, l'altro invece è mi è stato tolto, e quindi sentire un affronto. Ecco come lei vive tutto questo percorso. Benissimo. Allora, andiamo avanti. A questo punto, Silvia, un'altra domanda. Sì, non è soltanto la storia di Giorgia, ma la sua vita si intreccia con le altre figure femminili della sua famiglia. Appare dunque all'interno del romanzo una figura femminile molto forte. Giusto, Simona? Sì, cioè Giorgia rientra a casa della mamma e quindi della nonna di Camilla, che è la figlia di Giorgia. C'è un intreccio di figure che si ripetono, come dire, un confronto fra generazioni, e la figlia Camilla, la bambina che ha soltanto 10 anni, che non vuole più andare a scuola perché le tolgono l'immaginazione, si mette a investigare su una donna, una nonna del passato, quindi una trisnonna di Giorgia, attraverso delle foto, attraverso dei ricordi del nonno, attraverso questi aspetti qua, e scopre la storia di una donna che è vissuta nel primo Novecento e che ha avuto le difficoltà di una donna che ha a che fare col patriarcato, la terra del Mugello, con la violenza anche familiare del confronto con gli altri uomini e con gli altri membri della famiglia, ma che in qualche modo a modo suo ha saputo reagire. È anche un mistero che completa tutto il romanzo, perché questa donna è morta relativamente giovane e quindi sia la bambina che poi anche la mamma, ma anche le altre donne della famiglia si uniscono in questa ricerca della verità di questa donna morta così improvvisamente, di cui non ne abbiamo notizia. Incuriosisce molto anche, vero, questa storia. Allora, ho deciso di leggere una piccola parte che mi ha colpito e che è proprio l'inizio della storia, quando la protagonista viene licenziata e che è il motore poi di tutta la vicenda. Giorgia non se lo aspettava, ha attraversato via Tornabuoni ogni mattina per 11 anni, tolti il sabato e la domenica, e un intero anno di maternità per andare al lavoro di là d'Arno in un ufficio con i vasi di plastica e dentro piante da 4 soldi accuratamente sistemata agli angoli delle stanze per nascondere la muffa.
Per tutti quegli anni ha camminato sul marciapiede, col passo corto e svelto, individuando con piccoli radar sottopelle turisti e facoltosi italiani e stranieri. E li ha scansati all'ultimo secondo e ha sentito la testa premuta come una morsa dai due lati della via, seppur larga e ariosa. E già sentiamo qua la sofferenza. Un'altra piccola parte che trovo interessante. Doveva essere una giornata come le altre, non se l'aspettava. Giorgia ha riavvolto il nastro di via Tornabuoni, il ponte Santa Trinita, il lungardo Guicciardini. Ha sopportato tutti i giorni lo stesso percorso di sfrontato lusso e poi di inarrivabile bellezza che la fa sognare un minuto e patire 8 ore, per poi tornare a casa e baciare la sua bambina. Mi è piaciuta molto questa parte, ma ti faccio un'altra domanda. Viene descritta nel tuo libro un'altra realtà, una realtà diversa, una realtà che è cambiata, che è rappresentata un po' dall'outlet che è a Barberino di Mugello, realtà veramente esistente. Ci spieghi meglio un po' questo cambiamento dello sfondo proprio sociale, penso... nazionale, ma forse anche europeo, non so. Sì, certo, il confronto fra queste donne e fra queste generazioni è anche un confronto fra il lavoro che cambia, a partire da questa avola che naturalmente si occupa della famiglia, si occupa della terra, si occupa di star dietro a tutti quanti, arrivare alla mamma di Giorgia che si è un po' emancipata con la fabbrica e ha trovato anche il primo scontro, la prima idea di comunanza con le altre donne, fino ad arrivare a Giorgia, che è quella che ha perso il lavoro, e poi c'è la bambina Camilla, che oltre alla storia di famiglia è incuriosita da questo luogo che è l'outlet, dove ci va a giocare. Cioè, la cosa incredibile è che per lei questo grande centro commerciale all'aria aperta, che assomiglia a un paese finto, dove invece l'unica cosa vera che scorre è il fiume, come è nella realtà l'outlet di Barberino del Mugello, la bimba ci va a giocare insieme a una coetanea, ad altri bambini, e si inventa tanti giochi là dentro. Uno di questi è proprio fare delle domande come se fossero delle giornaliste. Ed è attraverso questo gioco che scoprono la realtà dell'outlet, che ci lavorano più di 1000 persone, ci sono 32 tipi di contratti, che c'è la precarietà, che ci sono le difficoltà di parcheggio, della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, che non ci sono i parcheggi ad hoc per i dipendenti. Insomma, scoprono sia gli aspetti negativi che le attraversano e anche le storie di vita di queste persone che si raccontano a delle bambine. Cioè, la cosa buffa è che rispetto alle indagini sociologiche, alle interviste, alle giornaliste, siano i bambini che vadano a scoprire questo posto. E il gioco piano piano si trasforma in qualcosa di più profondo. Ecco, Giorgia rafforza il rapporto con le sue origini. E mi sono piaciute molto quelle parti di questo libro in cui racconti gli aspetti quotidiani. C'è un passo che mi ricorda molto mia nonna, tra l'altro accomunato alla nonna di Giorgia, di Teresa, che si mette in testa la cosiddetta frizione e aveva un colore viola, e anche mia nonna, io ricordo i momenti in cui la mettevo in testa a mia nonna. La voglio leggere anche a voi telespettatori perché è carinissima. La troviamo a pagina 188. Teresa sta seduta davanti al lavandino e Oksana in piedi le strofina capelli con l'asciugamano. Ne mette un altro asciutto intorno al collo e poi prende la fiala, spezza la punta e inizia a versarne il liquido, poco per volta, lungo l'attaccatura dei capelli, dividendo ciocca per ciocca. Camilla guarda ogni suo singolo movimento. La nonna le ha spiegato che i capelli bianchi vanno curati, che ingialliscono proprio come le lenzuola di lino, che bisogna starci attenti, e lei usa quelle fiale che danno l'argento con sfumature di lilla ai capelli.
Poi metti anche in risalto le antiche tradizioni contadine, infatti c'è la scena in cui la nonna praticamente svuota i cuscini, svuota il materasso e allarga i batuffoli di lana, e questa è una scena che ricordo anch'io. Le persone più anziane della famiglia in estate aprivano il materasso e la mettevano la lana a prendere il sole, a fare areare, no? Quindi ci fornisci anche degli elementi veramente interessanti del passato, giusto? Sì, poi c'è questo rapporto anche particolare fra questa nonna che aveva anche allargato i cuscini e la lana rispetto alla bimba, no? Perché c'è questo confronto, la bimba che cresce, che apre questi cassetti e trova i pizzi, trova la biancheria intima della nonna, che la nonna non ha mai fatto vedere a nessuno, se non a questa nipote a cui sta crescendo non cresce ancora il seno, e quindi c'è anche un confronto di generazioni sui corpi che cambiano, no? Sì. Nelle piccole espressioni. Sì, ho voluto anche ricercare un po' i dialoghi intergenerazionali, no? Che spesso si sta molto attenti alle sfumature femminili, ma come è cambiato anche il linguaggio, le storie di vita, la quotidianità. Bene. Faccio un'altra piccola lettura che mi è piaciuta. Ah, prego, Simona. Domanda così un po' improvvisata. Camilla posa il libro, è la parte di Salgari. Camilla posa il libro, chiudo gli occhi ed è lei, la perla di Labuan, che coglie dei fiori grandi come due mani e con corolle stropicciate e sfumature di tutti i colori. Vede i capelli biondi come l'oro, gli occhi più azzurri del mare, le carni bianche come l'alabastro. A Camilla piace che la perla di Labuan sia pallida come lei. La emoziona pensare di poter essere amata da un pirata di incarnato scuro che spaventa gli inglesi delle acque della Malesia. Una perla amata da una tigre. Quando nel tema ha scritto quella cosa sulle perle e i sassi, Camilla pensava a Labuan, a Sandokan, a quel libro che rilegge spesso. Le è piaciuto tanto perché si era immaginata sopra le navi pirata, ha vissuto le avventure intorno a Mompreshen, ha visto la Malesia, il mare, gli animali, i colori, ha sentito ogni odore. È rimasta ancor più impressionata quando ha scoperto che Emilio Salgari ha inventato tutto, leggendo libri su quei luoghi lontani e misteriosi nelle biblioteche di Torino. Allora, mi ha colpito questa parte perché c'è un riferimento letterario a un grande scrittore, che volevo sapere, ti piace questo scrittore particolarmente e qualche altro tuo modello? Sì, no, mi colpisce proprio questa cosa che ha colpito anche Camilla di Salgari, che non si è allontanato dalla biblioteca di Torino e ha potuto dar vita alle storie attraverso lo studio, attraverso la ricerca e attraverso l'immaginazione. Ed è l'insegnamento più grande da dare. Spesso si pensa che per scrivere occorre avere i mezzi, occorre avere la famosa stanza e i soldi tutti, la stanza per sé e i soldi, come ci ricordava la nostra Virginia Woolf, e invece Salgari riporta questo e a Camilla dà anche una sorta di speranza per immaginare. Questa immaginazione lei cerca nell'outlet, cerca nel posto che è vicino, perché non si può spostare al mare in un'estate diversa proprio perché i genitori stanno affrontando questa difficoltà da parte della madre di perdere il lavoro, di non avere le risorse, eppure lei va là per giocare e immaginare, e quindi è anche una cosa di speranza e di riattivazione per chi non ha le condizioni economiche per poter, certo, immaginare, viaggiare con la testa. Simona, un'ultima domanda: le rane torneranno? Questo è il grande interrogativo di questo romanzo. Diciamo che le rane sono, al pari delle api, un sentore fortissimo sul clima, sul cambiamento climatico. Laddove spariscono le rane e le api è un problema. Quindi il fatto che ritornino è un auspicio di un mondo migliore, di un mondo diverso. La rana è anche un animale che cambia, quindi che si trasforma da stare nell'acqua a stare fuori, che salta, che reagisce, che è un animale anche che viene da lontano, no? Come
come anfibio, come essere vivente e che può ancora stupire. Quindi l'auspicio che tornino c'è, però, come dire, va letto per scoprire come andrà a finire. Ecco, non diciamo altro, non possiamo dire altro. No, perché assolutamente. È un libro che tra le righe lo consiglia a tutti i suoi telespettatori. Che dire, salutiamo il nostro pubblico, salutiamo Simona Baldanzi. Grazie ancora di essere stata qui con noi, è stato veramente un piacere. Arrivederci, alla prossima puntata. Presto.